benvenuti ragazzi, eccoci qui finalmente tornati col secondo episodio in due giorni di indiscrezioni di mercato. Parlo a voce non molto alta, visto che sono già le 11, non mi pare l'ora di disturbare nessuno. Allora, iniziamo con le bombettine soft, ne abbiamo circa una decina, anche 15, quindi state belli comodi, prendetevi il vostro latte, prendetevi il vostro tè, prendetevi il succo che volete, la Coca-Cola e rilassatevi, il caffè, la coca... non avete sentito niente? Partiamo! Rinnovo di Turan, di Arda Turan col Galatasaray, è andato a settembre dall'Istanbul Basaksehir. Si sposta di poco, di qualche chilometro, al Galatasaray e adesso sembra rinnovare con la società turca. Martial sul mercato. In pole position ci sono Chelsea e Real Madrid per Erling Haaland, ma il Manchester United non vuole perdere un attimo e così decide di mettere sul mercato, almeno pare, mettere sul mercato Anthony Martial. Possono sacrificare qualcuno, il sacrificabile in questo caso è lui. Poi andiamo avanti con Fonseca a Napoli, come dopo Gattuso, che poi ci ricolleghiamo a Gattuso. Allora, sappiamo tutti che Fonseca sta facendo risultati molto altalenanti con la Roma, però sembra essere il nuovo allenatore perfetto per il Napoli. Vedremo, Gattuso è destinato ad andarsene, quindi vediamo le ultime prestazioni però. Lascia un po' a desiderare il tecnico attualmente, capitolino. Poi c'è Odegaard verso il riscatto. Si esprime anche lui, non lo so, però le ultime prestazioni con l'Arsenal sembrano essere abbastanza convincenti da poterlo riscattare. Il riscatto, se non sbaglio, è abbastanza pesante. Mi ricordo, se non sbaglio, tipo 25 milioni. Poi andiamo avanti, Emerson Palmieri sembra ufficialmente tornare in Italia. Hanno aperto le porte e c'è una baracca di squadre italiane per lui, partendo da Juventus a finire fino al Napoli. È ormai tipo 2 anni che si sta parlando di un suo ritorno in Italia, però adesso sembra farsi sul serio, visto che sta trovando spazio, ma non così tanto. Si sta parlando soprattutto di Napoli, visto che hanno abbastanza urgenza, avendo solo Mario Rui e Fousi Ghoulam, che adesso si è appena rirotto il crociato. Poi c'è il sogno Icardi per la Roma. La Roma vuole un attaccante, Dzeko sembra sul piede di partenza e Borja Mayoral per loro non è ancora pronto. Quindi si sta parlando molto di Icardi, che sembra essere in uscita dopo il riscatto della scorsa stagione da parte del Paris Saint-Germain, che vorrebbe venderlo per una cifra non meno di 40 milioni. Poi Liverpool, Gueye, ormai le strade sembrano avvicinarsi sempre di più. Gueye ormai è tipo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi che viene accostato a Liverpool. Da quando si è spaccato Van Dijk hanno avuto una grossa emergenza, ricordiamo gli infortuni di Andrew Robertson, di Joe Gomez, Matip, Van Dijk per l'appunto, che è ancora infortunato, Alexander-Arnold, pure chi bisognava adattare a centrare come Fabinho, è arrivato Kabak, indovinate un po', si è spaccato pure Kabak, adesso voglio Gueye. Grande sostanza e grande esperienza, 35enne, può ancora dare tanto secondo me al calcio, per un altro anno barra 2 anni potrebbe essere il profilo ideale per fare il sostituto. Rinnovo Neymar dalla Spagna, sembra che sia stato tutto fatto, Neymar va verso il rinnovo col Paris Saint-Germain, un contratto sicuramente
forse leggermente abbassato, però faraonico. Neymar rinnova e sicuramente adesso convincerà Mbappé a rimanere. Lo United sta parlando, sembra che voglia fare una super offerta per un ex Lazio, ovvero Pedro Neto. In Italia ha sfloppato male, è arrivato al Wolverhampton e si è trasformato in una bestia. Sembra voler offrire circa 70 milioni per il talentino classe 2000 portoghese. Al Wolverhampton per ora sta facendo veramente un lavoro eccezionale, vedremo se ci sarà. Idea Hazard per l'Inter. Allora, dopo il suo arrivo, 120 milioni se non sbaglio, una cifra faraonica spesa per Hazard. Doveva essere il dopo Cristiano Ronaldo, ma lui invece non si sta dimostrando tale, non per colpa sua, ma per la sua sfortunata avventura al Real Madrid. Il numero 7 del Real Madrid ha fatto per ora il suo sbarco nella capitale solo 4 reti, perché ogni volta che torna si spacca. Sta, da ciò che sto capendo, anche cadendo in depressione e potrebbe lasciare il calcio. Spero ovviamente di no, perché è un grande giocatore che deve andare tanto a questo calcio. Vlasic come dopo Kaganoglu. Calhanoglu, come ho detto, le parti sono due. Sembra essere 51 una, 49 l'altra. 49 al momento secondo me che vada via, 51 è possibilità che rimanga. Sembra andare via dal Milan, però all'altra parte si parla sempre tanto di un suo rinnovo che, per il contratto che scade tra poco. Si sta pensando a Vlasic, un nome che sta impressionando. Poi, ormai ufficiale, Wijnaldum è del Barça. È ormai una questione di tempo, il giocatore olandese va in scadenza questo giugno, ha già detto apertamente a Liverpool che non vuole rinnovare e ormai sembra andare via verso la direzione Barcellona. Poi c'è Milan che pensa a Nunez, oltre ovviamente a Vlahovic. Nunez, giocatore argentino, boh, secondo me lo valutano circa 20 milioni. Poi c'è Gattuso come dopo Inzaghi, visto che Fonseca potrebbe arrivare a Napoli, ci ricolleghiamo ovviamente alla capitale. Questa volta sponda biancoceleste. Gattuso si sta pensando come dopo Inzaghi. Dato per partente. Ultima notizia, Younes vuole rimanere al Francoforte, visto che dopo la sua disastrosa avventura con il Napoli ha trovato continuità e adesso sta giocando molto bene. In ogni caso, fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo a un prossimo video. Bella!